definizione di serie. Adesso cominciamo a fare un po' di teoria. Consideriamo il caso in cui serie a termini di segno costante. Quindi adesso la mia serie è di questo tipo, con a con n maggiore o uguale di 0 per ogni n appartenente a n. Ok, quindi la successione dei termini è non negativa. A questo punto si vada a scrivere la somma parziale ennesima, che vi ricordo essere la somma per k qua da 0 a n degli a con k. Questa somma parziale ennesima abbiamo già osservato ieri, e chiaramente monotona non decrescente. Quindi abbiamo due possibilità: il limite di s con n è uguale a un numero reale s quando la serie è sommabile, oppure uguale a più infinito, quindi la serie, se non è sommabile, può solo divergere posizioni. Oh, dagli esempi che abbiamo fatto ieri, cosa possiamo ricavare? Cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che l'unica cosa che veramente ci interessa da un punto di vista teorico, se la serie a termini di segno costante, è se convergio o diverge. Ok? Perché se, diciamo, anche se non avessi ulteriori informazioni, se la serie converge, io sostanzialmente so che se calcolo la somma parziale con un indice abbastanza alto, con un n abbastanza alto, questa sarà una buona approssimazione della somma della serie. Mi rimane solo da determinare quanti termini devo sommare. Ok? Però so che se ne sommo abbastanza, la somma, diciamo, la somma parziale sarà abbastanza vicina alla somma reale. E questo lo può fare tutti. Se invece, però, non, diciamo, non posso in molti casi capire numericamente che la serie diverga positivamente. Questo lo devo fare tramite una valutazione a più. Abbiamo visto l'esempio della serie armonica. La serie armonica diverge talmente lentamente che anche se calcolassi, immaginassi di calcolare la somma 10 alla 15, 10 alla 18 termini, diciamo, la somma sarebbe ancora sicuramente al di sotto di 100, che è la somma parziale. E non mi dà proprio l'idea di una cosa che diverge. Chiaro? Poi, se nel fare questa valutazione io riesco anche a trovare una maggiorazione, no? Come abbiamo visto ieri sulla somma di 1 su n quadro, una maggiorazione che mi aiuta a capire quant'è la somma del pezzo che devo, diciamo, degli infiniti termini che devo ancora sommare, cioè del resto uniesimo, allora questo mi può anche eventualmente aiutare numericamente, ma questo, diciamo, è già un po' analisi numerica più che analisi, a capire quanti termini devo sommare se voglio avere un'approssimazione di un certo tipo della somma vera. Ok? Quindi il messaggio è: quando io vi do una serie, mettiamo che sia termine di segno costante, l'unica cosa che voglio sapere è se converge o se diverge. Questo è lo scopo dell'esercizio, non altro. Se c'è altro, è in più. Uno dice: vabbè, guarda, non solo faccio vedere questo, questa converge perché è maggiorata da, e però oltretutto so che il resto uniesimo è di questo tipo. Se, ma eventualmente un'informazione in più. Io l'unica cosa voglio sapere è se converge o se diverge, ma non lo voglio sapere del tipo converge, diverge. Oppure fai la somma dei primi 4, 2 termini, 3 termini, 4 termini, si vede che converge. Oppure mi fai 5 termini, si vede che diverge. No. Chiaro? Voglio, quindi non è chiaro che quelle possibilità sono due. Allora, se butto una moneta,
ne enuncio una, dice: ma io ce l'avevo indovinato che convergeva. Eh sì, ma non me l'ha giustificato, non vale niente. Non vale niente. Non è che butto la moneta al 50% che indovino, allora vale qualche cosa. È chiaro? Quindi questa informazione la voglio sapere, lo scopo dell'esercizio è quello, e voglio che venga giustificata. Voglio che venga alla base di diciamo alla fine di un ragionamento. A base di un ragionamento corretto. Perché se poi il ragionamento è sbagliato, anche se la conclusione è corretta, io posso avere un ragionamento sbagliato che mi porta ad una conclusione corretta. Allora, due sono le possibilità. No? Allora, abbiamo nominato più volte il discorso maggiorazione. Allora, questa maggiorazione significa teorema del confronto. Supponiamo di avere due sedie. S con n essendo una successione monotona al limite, questo limite deve essere s minore o uguale. Viceversa, se s con n tende a più infinito, allora t con n che sta di sopra deve pure lui tendere a più infinito. Quindi fate questo esercizio a parole, ve l'ho detto, se avete dubbi ve lo andate a rivedere sul canale web. E diciamo non fatelo perché vi è utile. Ok, questo teorema del confronto vale in una forma leggerissimamente attenuata se io qui supponiamo che questa disuguaglianza non valga sempre, ma valga da un certo punto in poi. Questa volta la dimostrazione la faccio, giusto per... Innanzitutto cominciamo a scrivere la tesi. La tesi, allora, guardate, se ci fate caso, io non ho neanche ipotizzato
che le due serie siano a termine di segno costante. Sì, sono a termine di segno costante da Nico 0 in poi. Prima di Nico 0 non ho ipotizzato nulla. Cioè, all'inizio sommi quello che ti pare. Dopodiché, da Nico 0 in poi, tu sai che tutti i termini sono positivi e i termini della seconda serie sono più grandi di quelli della prima. Allora, in questo caso possiamo dire qualcosa? Certo che possiamo dire qualcosa. Possiamo dire che se quella di destra converge, quella di sinistra pure converge. Vedete che ho cancellato qualcosa. Cosa non possiamo più dire? Non possiamo più dire che se la somma di questa fa 5, la somma di questa è più piccola. Perché non lo possiamo più dire? Perché prima potremmo aver sommato dei termini per cui questa qui, questa somma qui, era molto più grande. Ok, adesso facciamo un piccolo ragionamento, vediamo un po' cosa esattamente possiamo dire. D'altro canto possiamo sempre dire che se la somma di questa, entrambe le serie possono solo divergere positivamente, se divergono, e se diverge quella di sotto, diciamo la prima, deve divergere pure quella di destra. Ok, allora io adesso devo cancellare la questione perché devo fare la dimostrazione. La dimostrazione la faccio per farvi avere. Allora, guardate bene. Dimostrazione. Chiamiamo S con N la somma per K che va da 1 a N degli A con K. Questo lo posso spezzare in due pezzi. Supponiamo che N sia molto grande, sicuramente maggiore di N0. Lo posso fare per K che va da 1 fino a N0-1, da 0 degli A con N, più la somma per K che va da N0 fino a N, scusate, degli A con K, degli A con K. Praticamente è come aver scritto SN0 più SN meno SN0. SN0 meno 1. Facciamo una cosa, qua ci metto maggiore e qua ci metto N0, così si semplifica un po' la notazione. Ok. Ok. Adesso guardate, questo è un numero. È un numero reale perché i termini sono reali e perché sono un numero finito. Questa è una somma finita. Questo numero può essere anche negativo perché i primi termini non avendo scritto che erano positivi, questo termine potrebbe anche essere negativo. Questa prima somma. Questa qui però io so che è una successione rispetto a n non decrescente. Per quale motivo? Questa è la somma dei termini da n con 0 in poi. Ok? Da n con 0 più 1 in poi. Avevamo aggiustato. Quindi, da n con 0 più 1 in poi, tutti questi termini sono positivi, il che vuol dire che le loro somme parziali sono non decrescenti. Ok. La stessa cosa posso fare per t con n. T con n è uguale a tn0 più t con n meno tn0. Anche questa qui è monotona rispetto a n. Non solo, io so che t con n meno tn0 è maggiore o uguale di s con n meno sn0. Questo perché qui stavo sommando i termini a con k da n con 0 più 1 in poi,
qui stanno sommando i termini B con K degli n con 0 più 1 in poi, e io so che da n con 0 più 1 in poi A con K o A con N è maggiore o uguale a B con N. A con K, scusate, B con K è maggiore o uguale a A con K, oppure B con N è maggiore o uguale a B con N. Quindi, adesso che succede? Questi sono due numeri reali. Allora, cominciamo a vedere. Supponiamo che questa diverga più infinito. Questo è un numero fisso, quindi chi deve divergere? Scusate, supponiamo che questa diverga più infinito. Se questa diverge a più infinito, anche questa diverge a più infinito. L'ho detto male. Supponiamo che S con N diverga a più infinito, cioè la somma questa qui. Togliendoci SN0, che è un numero fisso, divergerà ancora più infinito. Ma se questo diverge a più infinito, anche questo diverge a più infinito, e anche T con N, che è uguale a questa più T con N0, che è un numero, divergerà pure lei a più infinito. Quindi se la somma parziale di questa serie qui tende a più infinito, quindi se questa serie qui diverge a più infinito, anche questo diverge a più infinito. E può solo divergere a più infinito per il semplice fatto che queste serie, queste quantità qui sono notate non dei tre. Viceversa, supponiamo che questa commerge, ok? Dove converge? Allora T con N, che è questa più questa, convergerà pure lei. Questo è più un numero. Allora diciamo che T con N converge a T, quindi questa convergerà a T meno T con 0. La somma di tutta la serie la chiamiamo T. E questa qui dall'altra parte convergerà a S meno SN0, TN0. Ok? Quindi, se adesso vogliamo recuperare una disuguaglianza, innanzitutto, se questo è finito, anche questo deve essere finito, perché questo non può fare più infinito se questo è finito. Ma se vogliamo recuperare una disuguaglianza, la disuguaglianza è questa: S è minore o uguale di T più SN0 meno TN0. In questa disuguaglianza abbiamo tenuto conto dei, diciamo, delle somme parziali fino a N0. Abbiamo recuperato il fatto che queste somme sono tra di loro indipendenti. Può essere benissimo che questo numero sia più grande di questo. Quindi, per esempio, può essere che questa, per esempio, se T fa 10 ma questo numero fa 50, questa S può anche essere più grande del T, può fare anche 60. Chiaro? Guardate, è un modo formale di dire quello che abbiamo detto prima, cioè sostanzialmente il comportamento convergenza-divergenza della serie degli A con N è sempre controllato dalla serie B con N, la somma no. La somma no, perché nella somma contano anche i primi termini, e sui primi termini non abbiamo controllo. Se volete recuperare il controllo, dovete sapere quando faceva la somma parziale a n0, quando faceva la somma parziale a n0, e la disuguaglianza che quando passate al limite trovate è questa. Anche qui provate a fare, diciamo, a rifarlo per esercizio. Quindi io ve lo dico, ve lo sottolineo, perché questo errore lo fate spesso. Avete due serie a termini in segno costante, confrontate, vedete che uno è più grande, però non è più grande sempre, è più grande da 10 in poi. Allora mi dite correttamente che quella di sopra converge, quella di sotto converge, però mi dite quella di sopra, la somma la sapevo fare, faceva 5, quindi quella di sotto la somma fa 5. No, è più piccola di 5, no, perché magari nei primi 10 termini succedeva che la maggiorazione non valeva e le cose non funzionavano. Quindi magari quella di sotto fa somma 7 e quella di sopra fa somma 5. Perché? Perché non sta sotto sempre, sta sotto solo
i termini sono più piccoli solo dall'indice 10 in poi. Chiaro? Questo è. Quindi abbiamo questa cosa qui. Abbiamo provato il teorema di confronto. Adesso ha dato solo un segno di vita temporale. Una cosa dobbiamo ancora mostrare prima di passare a fare i confronti è la cosa seguente. Teorema. Questo vale per una serie qualunque, non è detto che sia termine di segno costante. Supponiamo che una serie sia convergente. Guardate che io userò due notazioni diverse. Se la serie non è detto che sia termine di segno costante, quando scrivo il convergente sottolineerò che S appartiene a R. Convergente, dirò S appartiene a R. Se invece già so che la serie è termine di segno costante, o almeno definitivamente di segno costante, metterò S minore di più infinito. Anche perché? Perché in quel caso, se la serie è termine da un certo punto in poi di segno costante, io so che la serie o converge o diverge a più infinito. Allora, escludendo che diverga a più infinito, sto dicendo che converge. Però attenzione che non lo posso fare questo con una. Se io scrivo così, questo da una parte è vero, dall'altra parte è un errore. È vero perché questa serie converge, ma d'altra parte è un errore perché scrivendomi così qualcuno mi vuole dire che converge perché non diverge a più infinito. In questo caso sta sbagliando perché questa qua non è a termine di segno costante, quindi se non diverge a più infinito potrebbe divergere a meno infinito, potrebbe anche oscillare. Chiaro? Quindi attenzione a quello che scrivete e il contesto nel quale lo scrivete, perché se mi scrivete una cosa del genere, per me nel contesto sbagliato non è. È chiaro? Se io voglio dimostrare, ho dimostrato il commercio, voglio dimostrare il commercio, ci dimostriamo che questo appartiene. Chiaro? Se invece quando la sono sicuro la serie è termine segno costante, invece scriverò minore più infinito. Bene, allora supponiamo che una serie sia convergente. Allora il limite diagonale deve fare. Allora, dimostrazione. Noi sappiamo che il limite di S con N deve fare S. Sappiamo anche che il limite di S con N meno 1 deve fare S. Questa è la stessa successione di prima. Non è estratta, è proprio la stessa successione di prima, perché questa inizia con S0, però questa è definita per n a partire da 1, però quando n è uguale a 1 questa è s0 un'altra volta. La stessa successione di prima i cui indici sono stati l'indice si ottiene per un n shiftato di 1. Quindi essendo la stessa successione ha lo stesso indice. Quindi il limite di S con N meno S con N meno 1 deve fare 0. Ma questa cos'era? Era la somma dei termini fino a n. Questa era la somma dei termini fino all'indice n meno 1
Quindi se fate la differenza, questa differenza è uguale esattamente alla prima. Quindi abbiamo ottenuto, riscrivendo, che il limite diagonale è uguale. Attenzione, vabbè, questa è una riscrittura, quindi è un senso. Attenzione, qua c'è condizione, cioè l'implicazione va solo da sinistra verso destra. Cioè una condizione necessaria affinché una serie sia convergente è che il termine generico sia infinitesimo. Questa condizione è ben lungi dall'essere sufficiente, l'abbiamo visto ieri. Somma di 1 su n, serie armonica, diverge, eppure il termine generico è infinito, il termine annesimo è infinito. Quindi questa condizione è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Però è utile tenere presente che sia necessaria, perché prendiamo questo caso qui. Allora, facciamo prima delle osservazioni. La prima osservazione: se la somma di a con n fa S, numero reale, allora dove lambda è una costante reale, cioè le costanti si possono portare fuori della somma di una serie. Se io moltiplico tutti i termini per una costante, la somma di lambda con n è uguale a lambda volte la somma della serie. Questo è banale, la dimostrazione. S, chiamiamo t con n la somma per n che va da 0, per k che va da 0 a n, di lambda a con k. Questo è uguale a lambda somma per k che va da 0 a n di a con k, cioè lambda s con n, dove s con n è la somma parziale di questa serie. Adesso quando n tende a infinito, questo tende a s, e quindi t con n tende a lambda s. S con n tende a s, lambda per s con n tende a lambda s, e quindi t con n tende a lambda s. Allora, cosa sto dicendo? Sto dicendo che applicata la proprietà distributiva della somma, qua lambda si può mettere in evidenza su una somma finita. Quando applico il limite rispetta la moltiplicazione della costante, cioè le costanti si possono portare fuori dall'operazione di limite. Quindi, così come si poteva fare per le somme finite, la stessa cosa si può fare per le serie, se le serie sono come. Poi osservazione 2 la scrivo per completezza, per far capire che le serie rispetto alle combinazioni di linea sono spazi vettoriali. Questo lo capiremo meglio in analisi 2. La seconda osservazione è che se una serie di fa S convergia S, se un'altra serie converge a t, e se c con n è uguale ad a con n più b con n per ogni n, allora secondo voi quanto farà la serie dei c con n? S. Basta applicare il fatto che le somme parziali sono la somma delle somme parziali dell'una e dell'altra, passare al limite, il limite la somma dei limiti. Quindi questo è evidente.
Ok. Adesso proviamo a fare la somma di questa serie qua. Somma per n che va da 0 a più infinito di meno 1 alla n. (1, -1, +1, -1) Allora, che cosa fa questa serie? Oscilla. Nel senso che se io sommo il primo termine viene 1, se sommo i primi due termini viene 0, se sommo i primi tre termini viene di nuovo 1, poi 0 e così via. Quindi le somme parziali di indice pari faranno 1, le somme parziali di indice dispari faranno 0. Pari perché inizio con 0 che è pari, quindi quando è di indice pari ne ho sommato il numero dispari. Quindi questa qua non converge. Allora qualcuno potrebbe dimostrare che in realtà questa converge a mezzo. Allora guardate come si fa il ragionamento. Cioè, supponiamo che la somma faccia S. Soprattutto se il ragionamento è sbagliato. Poi lo dobbiamo vedere dopo se è sbagliato perché. In realtà è sbagliato perché abbiamo appena dimostrato che non converge. Quindi questa è 1 - 1 + 1. Ok, allora questo S, guardate, se io iso un attimo questo 1, tolgo questo 1, la somma che rimane infinita cosa fa? -1 + 1 - -1 + 1, cioè è esattamente la stessa somma di prima con tutti i segni cambiati. Allora se quella di prima convergeva e faceva S, la seconda convergerà a meno S. Quindi l'1 lo sommo a parte, lo tolgo un attimo da mezzo, e quello che rimane è la stessa somma di prima, la stessa serie di prima con il segno meno davanti. Allora se quella convergeva a S, questa convergeva a meno S. Quindi abbiamo ottenuto questa equazione: S uguale a 1 meno S, quindi 2S uguale a 1, S uguale perché il ragionamento è sbagliato? Vabbè, mi potreste ripetere quello che abbiamo detto prima, la dimostrazione che in realtà la serie non convergeva, e quindi dicendo quello automaticamente il ragionamento è sbagliato. Però in realtà la morale che c'è sotto, il ragionamento è sbagliato perché non basta pensare che una cosa ci sia per dedurne delle proprietà. Se esistesse, allora, no? Avete presente in filosofia la prova ontologica di Sant'Anselmo e la confutazione di Kant? Allora, la prova ontologica di Sant'Anselmo dell'esistenza di Dio è Dio esiste perché, diciamo, se non esistesse sarebbe imperfetto, ma Dio è perfetto e quindi deve esistere forza. Diciamo, se in qualche modo, più o meno così fai il ragionamento. E anche Kant dice, vabbè, io pure posso dire, posso pensare, allora se siamo i talleri, posso pensare di avere 10 talleri in tasca, no? Però poi alla fine metto la mano in tasca, posso fare tutti i ragionamenti che se non ce l'avessi chissà cosa succederebbe, però poi alla fine metto la mano in tasca e digitale magari non ci sta. O magari Gesù, non lo possiamo dire in base al ragionamento. È il ragionamento che è sbagliato. In realtà questo ragionamento però qualcosa dice. Qualcosa dice, se noi ci inventassimo, se noi inventassimo un altro modo per far, in realtà questo ragionamento non è che non dice niente. Supponiamo domani di inventare un modo di far convergere questa serie, ovviamente non con la definizione che abbiamo dato ieri, con un'altra definizione,
e supponiamo che in quel modo tutte le serie che erano convergenti veramente le continuava a far convergere alla stessa somma. Ok? Quindi sostanzialmente questo ragionamento dice che in questo caso allora quella, se riusciamo a far convergere questa serie deve andare a mezzo, se vogliamo certe proprietà. Ok? Ma non con la definizione di E, ci vuole una definizione diversa, più potente. Le cose, vedete, si cominciano in garbuglia. Però noi su questo livello, queste cose non andremo avanti, ci teniamo la nostra definizione semplice e quindi per noi questa serie non è convergente, è infatti oscillante. In effetti questa come oscillano le somme parziali? Cosa fanno? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sostanzialmente oscillano attorno, in questo caso, alla media che fa. Mezzo. Se facessi la media delle somme parziali, effettivamente la media delle somme parziali tenderebbe a un mezzo. Ok? Comunque. Va bene. Adesso abbiamo bisogno di un altro teorema. Questo teorema tra l'altro ci risolve il problema di dare anche un'altra dimostrazione, che è la serie armonica diretta. Ok, il teorema è questo qui, chiama criterio di condensazione. E dice la cosa seguente: supponiamo di avere la mia successione A con N e supponiamo che A con n sia monotona, non crescente e tende a zero. Quindi attenzione che questo è qualcosa in più che supporre che la serie sia termine di segno costante, perché questi qui sono chiaramente positivi, scendono, il limite è zero. Poi che il limite sia zero non è una grande ipotesi, perché abbiamo visto che se vogliamo che sia convergente il limite fa forza zero. Se il limite, se non scendono a zero, per forza diverge. Se scendono a 1, no? Se scendono a un numero positivo diverso da 0, la serie deve divergere per forza. Però scendono, questa è la vera ipotesi che almeno non salvo. Cioè A con n è sempre, questa qui cosa vuol dire? Che A con n più 1 è minore o uguale a con n per ogni n. Ok? E poi che il limite degli A con n fa 0. Queste due informazioni le abbiamo condensate in questa scrittura grafica. Oh. Allora, qual è la tesi? Questa serie qui converge, vedete come scrivo minore più infinito, perché? Perché una serie a termine di segno non negativo, quindi termine di segno costante può solo divergere positivamente. Se dico minore più infinito vuol dire convergere. Se e solo se la somma per n che va da 0 a infinito 2 alla n a con l'indice 2 alla n è, attenzione, adesso cerchiamo di capire l'enunciato, questo enunciato dice che
invece di sommare tutti i termini della serie, ne sommo solo alcuni. Per esempio, se n uguale a 0, 2 alla 0 fa 1, quindi sommo con 1. E lo moltiplico per 1. E lo sommo. Poi metto n uguale a 1, viene a con 2, lo moltiplico per 2 e lo sommo. Poi viene a con 4, lo moltiplico per 4 e lo sommo. Quindi, se andate a vedere, io non li vado a prendere tutti, li vado a prendere uno ogni tanto, e questo ogni tanto si, diciamo, diventa sempre più rarefatto, cioè nel senso, prima ne prendo uno, poi prendo quello appresso, poi ne prendo quello due dopo, poi prendo quello quattro dopo, poi prendo quello otto dopo, quindi, diciamo, mano a mano che l'indice diventa grande ne prendo meno in proporzione, cioè non prendo una proporzione costante, per esempio uno sì e tre no. Però, ciascuno di questi lo peso, ci metto un peso, qua in all'indice. Questo sostanzialmente, a meno di una costante che può essere 1, 2, insomma, questo peso è pari al numero di quelli che non ho sommato in mezzo. Per esempio, dopo A con 4 ci viene A con 8. Ok? Allora, io ho saltato, chi ho saltato? Ho saltato A con 5, A con 6, A con 7, A con 5, A con 6, A con 7 e poi ho preso A con 8. Oppure ho preso A con 4 e ho saltato A con 5, A con 6, A con 7. Cioè ne ho preso 1 e ne ho saltati 3. Quindi al posto di 1 ne devo sommare 4. E allora invece di questo A con 4 di farlo contare 1, lo moltiplico per 4. A con 8, il prossimo sarà A con 16. Quindi da 8 a 16 ci sono 8 numeri, 8 indici. Allora con 8, quando lo sommo, lo moltiplico per 8. Cioè l'idea è non sommarli tutti, ma ne sommo uno per i prossimi due, ne prendo solo uno, il primo, e lo moltiplico per 2. Poi ne prendo il primo di 4 e lo moltiplico per 4. Poi il primo di 8 lo moltiplico per 8. Poi il primo di 16 lo moltiplico per 16. E ogni volta raddoppio l'intervallo. Allora, la cosa, diciamo, che adesso che mostreremo è che le due serie hanno lo stesso comportamento. Se convergerò, convergerò. Se divergerò, diverge pure ora. Chiaro? Allora, piuttosto che, diciamo, fare subito la dimostrazione, andiamo a vedere se questo criterio si applica alle serie che abbiamo visto ieri. Quindi, prima di fare la dimostrazione del criterio di condensazione, andiamo ad applicare il criterio stesso. Ieri abbiamo visto tre esempi. La prima serie come era fatta? La prima serie era somma di A elevato a n. Oh, se vi ricordate, io avevo scritto per n che va da 0 a infinito, io ho dimostrato che se A era compreso tra meno 1 e 1, la serie come questa somma faceva 1 fratto 1 meno A. A però doveva essere un numero compreso tra meno 1 e 1. Se ci metto un numero, una base maggiore o uguale di 1, che succede a questa serie? Diverge positivamente, perché i termini sono non negativi e non sono infinitesimi. Se io ci metto 1, 1 alla n fa sempre 1, tende a 1. Se ci metto un numero maggiore di 1, allora questo va più infinito. In ogni caso, non sono infinitesimi. Una serie a termini segno, diciamo, in questo caso positivo, o converge o diverge positiva. Siccome non può convergere, deve divergere. Se invece ci metto un numero meno 1 oppure un numero più piccolo di meno 1, cosa fa questa cosa? Metteteci meno 1. No. Ci metto meno 1, che succede? Che esce? Abbiamo visto la era quella di prima, meno 1. 1 meno 1, 1 meno 1, 1 meno 1,
che è oscillato. Quindi non converge. Infatti meno 1 alla n non tende a 0, ma sarebbe un buon converge. Però siccome i termini non sono di segno costante, non è detto che diverga, infatti non diverge, è oscillato. Se ci metto meno 2 o un altro numero minore di meno 1, questa non solo oscilla, ma come dire, oscilla sempre di più. Se andate a vedere le somme parziali, in valore assoluto tendono a più infinito, cioè in valore assoluto tendono a più infinito, sì. Quindi però se ci tocca in valore assoluto non hanno limite, perché per alcuni indici, per indici pari per esempio andranno a più infinito, indice dispar andrà a meno infinito, non posso aggiungere. Ok, proviamo ad applicare il criterio di Condezza. Sì. Naturalmente, quando possiamo applicare il criterio di condensazione? Quando è che possiamo applicare il criterio di condensazione? Quando A è compreso tra 0 e 1. Perché possiamo applicare il criterio di condensazione in questo caso? Solo in questo caso. Quale, se vuoi applicare il criterio di condensazione devi andare a controllare le ipotesi. Allora, il termine A con n chi è? È A alla n. Allora, nel criterio di condensazione l'ipotesi è che il termine deve essere decrescente. Ah, questo è decrescente rispetto a n? Se A è meno di 1, sì. E decresce 0. Se A è compreso da meno 1 e 0, no, non è nessuno in modo assoluto. Quindi se vuoi applicare il criterio di condensazione lo puoi applicare solo quando A è compreso da 0. Allora la serie di A alla N se solo se la serie, qua dobbiamo scrivere per N che va da 0 a infinito, qua ci devo mettere 2 alla n, per a con l'indice 2 alla n. Quindi 2 alla n. Quindi se preferite ho questa somma qui. Somma per n che va da 0 a più infinito di 2 per a per 2 alla n meno 1, no, vabbè, qua devo fare 2 alla n su n, tutto alla n, non è una bella cosa. Questo numero qua è molto vicino a 0, posso dimostrare che questo numero qua è minore di b, minore di 1 per ogni n maggiore o uguale a n 0. Allora questa la ri maggioro, diciamo, con la somma fino a n 0 più la somma da n 0 più 1 a più infinito di b alla n, e questa converge, questo è un numero. In realtà però sul criterio di condensazione in questo caso non è servito a niente, anzi l'ho dovuto, diciamo, alla fine ho dovuto ricorrere alla stessa dimostrazione che ho fatto ieri, perché ho maggiorato con una serie geometrica di raggio che è minore di 1, per esempio. Potrei fare altri ragionamenti, ma in questo caso non mi ha aiutato per niente. Andiamo invece a vedere le altre due serie. Però questa era, qua la dimostrazione che avevo fatto era pure piuttosto facile. Invece, per le due serie
intendo dire la serie armonica è la somma di 1 fermi 4, che vedremo sarà la serie armonica generalizzata esponente 2. Per quelle due serie lì avevo dovuto fare dei ragionamenti più complicati. Nel caso della serie armonica mi ero appoggiato al fatto che avevo dimostrato che la somma parziale si comportava come un logaritmo di n più una cosa che tendeva a una costante, cioè meno una cosa che tendeva a una costante, la costante di Euler-Mascheroni, doveva essere un esercizio che avevamo fatto a suo tempo sui limiti, almeno in parte. Nel caso della somma di 1 su n quadro avevo maggiorato con una serie di vincoli, quindi avevo fatto prima la somma di 1 su n per n più 1 e poi avevo dovuto fare delle, delle maggiorazioni e una serie di altre. Quindi è vero che qua il criterio di condensazione non mi ha aiutato in nulla e per nulla, mi ha reso solo più tortuosa una cosa che già avevo dimostrato ieri, però andiamo a vedere dove invece ieri avevo faticato. Allora andiamo a vedere queste serie qui. Allora, facciamo somma per n che va da 1 all'infinito di 1 su n. Allora 1 su n decrescono a 0? Sì. Vabbè, parte da 1 e vabbè, parte da 1 non fa niente. Se la volete fare partire da 0, in 0 ci mettete 2. Così. Capito? Ci aggiungete 2 per n uguale a 0, la serie effettivamente i termini sono decrescenti e infinitesimi. D'altro canto, se converge non dipende mica da questo 2, no? O converge, dire. Ok, allora cosa dice il criterio di condensazione? Dice che quella converge se e solo se, attenzione, non sto dicendo che questa converge, scriviamo qua la più in, no? Qualcuno poi su web si crede che questa diverge se e solo se diverge quale? Se vi ricordate, invece di mettere l'indice n dobbiamo mettere l'indice 2 alla n, e qua ci dobbiamo mettere il termine di indice 2 alla n, ma il termine di indice 2 alla n è 1 fratto 2 alla n, quindi questo è uguale alla somma per n che va da 1 a infinito di 1, ma la serie fatta da tutti 1 è chiaramente diverge. Allora diverge questa e diverge questa. Però, sto criterio di condensazione con la serie armonica funziona. Andiamo a vedere se funziona con la serie quell'altra 1 su n quadro. Quello che noi abbiamo dimostrato che è come G. D'altro canto, il criterio di condensazione ci dice che questa converge se e solo se converge quest'altra serie. Stavolta cosa dobbiamo fare? 2 alla n. E sotto cosa dobbiamo fare? 2 alla 2n. Perché al posto di n ci dobbiamo mettere 2 alla n. 2 alla n al quadrato fa 2 alla 2n. Allora qui mi viene un 2 alla n, lo semplifico, mi rimane 1 fratto 2 alla n o un mezzo alla n su, diciamo, la divisione mi lascia questo risultato. E questa che cos'è? Una serie armonica, sì, armonica, geometrica di ragione un mezzo. Una serie geometrica di ragione un mezzo è come? Allora questa converge. Perché? Di che serie stiamo parlando? Sono a termini di segno costante. Già, io ve l'ho detto prima, quando sono a termini di segno costante scrivo minore e più infinito. Se invece è una serie generica, termini di segno che non si sa, scrivo a parte di S. L'idea di condensazione si applica a serie a termini di segno costante. Beh, però attenzione, ci ho preso gusto. Proviamo a vedere questa.
mettiamoci alfa, dove alfa è un numero reale positivo. Allora qua cosa mi viene? Allora questa è minore di più infinito quando? Questa è una serie geometrica. Allora, la ragione è positiva perché 1 meno alfa è un esponente, può essere anche negativo, ma in ogni caso positivo o negativo questa base è sempre così. Ma quando è che questa base è minore di 1? La serie geometrica converge quando la base è minore, esattamente quando l'esponente è negativo. Quindi questa qui converge se solo se alfa è maggiore di 1. Quindi questa converge se solo se questa converge se solo se alfa è maggiore di 1. Allora questa qui si chiama serie armonica generalizzata. Allora, serie di 1 su n per n più valore di si chiama serie armonica. Se ci metto l'esponente alfa, 1 su n alla alfa, la serie si chiama armonica generalizzata. Quando è che converge? Esattamente quando alfa è maggiore di 1. Allora vedete, se alfa è maggiore di 1, questi sono più piccoli di 1 su n, perché sono 1 su n alla alfa, sono l'esponente un po' più grande di 1, e quindi elevando a un esponente un po' più grande di 1 un numero minore o uguale di 1, perché 1 su n è minore o uguale di 1, il termine diventa un po' più piccolo. Viceversa, se alfa è minore di 1, questo è un po' più grande. Quindi questo cosa ci dice? Chiaramente se alfa era minore di 1, già quella armonica divergeva, e allora diverge ancora meno. Ma se alfa era maggiore di 1, noi non lo sapevamo che convergesse sempre. Lo sapevamo per esempio per alfa uguale a 2, perché per 2 l'avevamo visto, e quindi a maggior ragione per alfa maggiore di 2. Però tra 1 e 2 che ne sapevamo se convergeva o no? Noi sappiamo per alfa uguale a 1 serie armonica diverge, per alfa uguale a 2 serie somma di 1 su n quadro converge. E in mezzo? Beh, il criterio di condensazione ci ha risposto in una sola volta a tutte le domande, ci ha detto questa converge esattamente quando alfa maggiore di 2. Quindi se volete la serie armonica è il caso limite, è il caso di transizione. Se ci metto un esponente alfa maggiore di 1 converge, appena ci metto l'esponente alfa uguale a 1 diverge. Ok? No, fermiamoci un attimo.